durata più di 2 ore la conferenza stampa di Sony all'E3, in cui sono stati mostrati videogiochi di prime e terze parti più importanti della prossima stagione videoludica per PlayStation 3. Ovviamente si inizia con un nuovo spettacolare live demo di Uncharted 3 Drake's Deception. Il demo è ambientato su una nave colpita da una tempesta e mostra nuove sequenze stealth, oltre che animazioni più fluide. La dimostrazione inoltre vuole sottolineare la quasi totale assenza di differenze visive tra sequenze di gameplay e sequenze di narrazione. Uncharted 3 uscirà il 1° novembre, mentre il mese prima sarà lanciato un beta test aperto per la componente multiplayer. Uno spazio importante è stato dedicato all'altra esclusiva PlayStation 3, stavolta da parte di Insomniac Games, ovvero Resistance 3. Ritornano i Chimera all'interno di un gioco maggiormente rifinito e in grado di gestire mostri ancora più grandi. Sony lancerà il nuovo monitor PlayStation. Feature esclusiva riguarda la possibilità per 2 utenti di vedere cose diverse su uno stesso monitor. Viene sorpassato così il concetto di split screen. Sullo stesso monitor sarà dunque possibile giocare in 2 contemporaneamente a pieno schermo indossando gli occhialini 3D. Un momento speciale della conferenza Sony ha riguardato l'annuncio del supporto a PlayStation Move nel gioco di terze parti NBA 2K12. A fare da testimonial in questa parte della conferenza addirittura la stella dell'NBA Kobe Bryant, che ha scherzato sul presunto irrealismo del gioco quando il Bryant virtuale non giocava bene. Non poteva mancare Ken Levine e Bioshock Infinite, apparso nuovamente in forma smagliante. Bioshock Infinite è ambientato a Columbia, una città fluttuante con fattezze decisamente diverse da Rapture, ovvero la struttura degli altri 2 Bioshock. La città è vittima di una guerra tra le 2 fazioni che intendono controllarla e l'obiettivo del giocatore è mettere Liz in salvo e consentirle di scappare da Columbia. Levine ha annunciato anche una versione di Bioshock chiamata Bioshock Universe in esclusiva per la console portatile di Sony. La parte conclusiva della presentazione è stata riservata ovviamente proprio a PlayStation Vita, che quindi avrà definitivamente un nome in italiano. Come anticipato dalle indiscrezioni, avrà 2 stick analogici, lo schermo sensibile al tocco, 2 touchpad nella parte posteriore e 2 fotocamere. È stato mostrato un nuovo spettacolare demo di Uncharted Golden Abyss, la versione dell'action di Naughty Dog ottimizzata per la nuova console portatile. Golden Abyss vanta un nuovo sistema di illuminazione dinamico e shader programmati appositamente per sfruttare la capacità hardware di PlayStation Vita. Come mostrato all'E3 si può interagire in diversi modi, ad esempio toccando semplicemente le piattaforme su cui si vuole saltare o con il metodo tradizionale, quindi premendo sul pulsante X. Con i 2 stick analogici invece si ha un'esperienza di gioco diversa, soprattutto nelle sparatorie. L'unico gioco di terze parti mostrato alla conferenza pre-E3 è Street Fighter Cross Tekken, che avrà personaggi delle 2 celebri serie, ma anche Cole McGrath, il protagonista della serie Infamous. PlayStation Vita sarà disponibile entro la fine dell'anno in 2 modelli, con il solo supporto Wi-Fi e con supporto 3G più Wi-Fi. Il primo avrà un costo di 249 euro, mentre il secondo modello sarà commercializzato a 299 euro.